Minchia, fa un caldo allucinante. Video ultra improvvisato perché, aspetta che non la spoileriamo, video ultra improvvisato perché abbiamo in officina una moto particolare che chi mi segue su Instagram già l'ha vista, chi non mi segue male male, lascio sotto. Oggi abbiamo una CBR che, tracate, non è una replica ma è l'originale. Questo oggetto del piacere è una ex Cristian Gamarino, campionato mondiale super sport e ha corso nel 2017, mi sembra, credo. Ci sono le punzonature, quelle ufficiali. E però vista così con le carene non ha molto senso, quindi la smontiamo? La smontiamo e ve la facciamo vedere nuda, che è più sexy. Oh, già nuda è più sexy. Allora, è una moto da praticamente da mondiale super sport, quindi magari non andiamo a vedere le modifiche di motore, lasciamo perdere, diamo un'occhiata un po' come è fatta e come è allestita più che altro. Da dove cominciamo? Cominciamo da sopra. Il dashboard ovviamente non è più l'originale ma è un IM e c'è anche un sistema di acquisizione dati. L'avevamo già visto, sì, l'acquisizione dati, e qui c'è. Ci sono gli hub dove arrivano tutti i cablaggi di tutti i sensori che sono sparpagliati in giro per la moto. Ad esempio questo è il potenziometro della forcella, che è quello che va a leggere estensione e velocità di movimento della forcella. Chiaramente ci sono anche dietro, al posteriore, questo è un ammortizzatore Hollis. Questi connettori, che spero di riuscire a far vedere, sono sempre quelli che vanno a leggere il segnale dell'acquisizione dati. Ho fatto un video dedicato all'acquisizione dati, quindi lo lascio in descrizione e se volete approfondire andate a vedere quello. Ovviamente la forcella non è più l'originale, o meglio, esternamente sì, ma internamente ci sono delle cartucce Hollis anche qua, e stando sempre nel lato telaietto, quindi parte anteriore, i vasi di recupero obbligatori per serbatoio e vapori, olio, liquidi e quant'altro, radiatore eccetera. Questi sono obbligatori da regolamento in tutti i campionati, anche quelli più di categorie più basse rispetto a un mondiale. Questo oggettino è l'antennino del GPS che va a interfacciarsi con il dashboard per i tempi sul giro, e l'airbox non è, o meglio il condotto che porta l'airbox non è l'originale ma è un aftermarket, non ho idea di chi, ma fatto direi molto bene. Rimanendo davanti, una chicca che solitamente si utilizza in Endurance ma anche nelle moto impegnate in competizione di un certo livello, c'è il sistema di sgancio rapido per la sostituzione rapida del pneumatico. Al posteriore c'è anche l'attacco rapido, lo sgancio rapido del tubo freno. L'avevamo visto questo nel video del GSX-R Endurance, nella serie dell'Endurance. Io quasi quasi, giusto qua davanti non c'è, ma probabilmente è stato tolto perché è stata venduta a un privato questa moto, quindi può essere che le tubazioni siano state tolte, non ne ho idea. Io però andrei ad approfondirlo, visto che ce l'abbiamo qua, facciamo vedere come funziona, cioè che ci siamo, così vediamo come funziona il sistema per cui noi possiamo cambiare la ruota senza togliere le pinze dai piedini forcella. Adesso quando togliamo il perno le pinze saranno libere di muoversi, quindi di sganciarsi, svincolarsi dei dischi e permettere al cerchio di uscire molto velocemente. In questo sistema mancano delle guide che si mettono qua dietro il piedino per vincolare il cerchio in modo che tu lo appoggi, rimane già in posizione, chiudi le pinze e dai un altro colpettino e vai in sede e rimetti il perno. Quindi il rimontaggio non possiamo farlo vedere, dovremo togliere le pinze per rimontarlo perché centrarle è un casino, però il concetto di come funziona credo si riesca a spiegare bene, anche perché poi il rimontaggio è la stessa operazione però al contrario, togliamo il perno. Tolto il perno, al retro, la pinza esce,
e la ruota esce. Non è che ci sia niente di fantasmagorico e di fantascientifico, semplicemente il parafango è montato su questi anelli che permettono la rotazione delle pinze. Non è vincolato al piedino, ma ci sono questi anelli d'alluminio che permettono al parafango, dato che si muove parecchio, che non, permettono, cioè che non vincolano le pinze. Quindi si aprono, si toglie il cerchio, si rimette il cerchio, si richiude, si riporta avanti, si rimette il perno. Semplice ma davvero geniale. Vabbè, dopo la rimontiamo la ruota. E spero sia stato chiaro il concetto. Il radiatore, visto che il problema più grosso e più frequente nelle competizioni è gestire le temperature, ovviamente il radiatore maggiorato racing è di dimensioni, oserei dire, generose e poco, è molto 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 generoso. Lo scarico chiaramente non è l'originale, ma c'è uno scarico super sport, in questo caso un Arrow col terminale là sotto la coda in posizione classica. Le protezioni cutter come regolamento, come abbiamo già visto, pedane ovviamente arretrate per trovare la posizione giusta di guida. Anche i cerchi ovviamente non sono di serie, ma sono ultra leggeri, oltre ad essere molto molto belli. Poi facciamo il giro dall'altra parte della moto, senza schiacciare le carene possibilmente, senza andare troppo contro luce possibilmente. Un radiatore aggiuntivo dell'olio è stato posizionato là dietro, dietro quello dell'acqua. Questo qui è proprio un radiatore olio. In sostanza, anziché utilizzare lo scambiatore nel modello originale e in moltissime moto c'è uno scambiatore acqua olio, ed è posizionato sotto, vediamo se riesco a farvelo vedere, è posizionato normalmente qui sotto, quindi proprio nella parte anteriore del motore, e fa uno scambio termico appunto tra il liquido di raffreddamento e l'olio motore. In questo caso, che è stato aggiunto un radiatore solo per l'olio, è stato eliminato lo scambiatore e al posto dello scambiatore ci sono, con un sistema dedicato, i due tubi che fanno mandata e ritorno del radiatore dell'olio. Il cablaggio è HRC, quindi racing dedicato, senza nessun tipo di predisposizione per le robe stradali, che direi non servono. Come ogni moto da corsa che si rispetti, ovviamente c'è la cella di carico per il cambio elettronico o il quick shifter. Impianto frenante ho già accennato, ovviamente tubazioni in treccia, pompa e pinze rimangono le originali. Questo a conferma della bontà dell'impianto originale. Diamo un'occhiata anche sotto copri serbatoio stella, anche se non c'è moltissimo, ma qualcosa c'è anche sotto lì. Serbatoio originale, airbox originale, questo sistema particolare che si vede con questi due tubi stile canna dell'acqua per irrigare il giardino, è un vaso di espansione per il recupero dei vapori. In sostanza i tubi da qui, non riuscirò mai a farveli vedere, ma vanno qua sotto, eccoli qua, ed è il recupero dei vapori che, come da regolamento, deve essere vaschettato tra virgolette, e questo è un vaso di espansione in sostanza dei vapori. Poi faremo anche un video su come mettere a regolamento una moto per le competizioni, anche se qualcosina abbiamo già fatto. Batteria ovviamente al litio micro, piccolissima, centralina, cablaggio, praticamente finisce tutto qua, non c'è nient'altro, è veramente ridotto ai minimi termini. Qua rimane la scatola fusibili, il teleruttore d'avviamento e praticamente fine, centralina, fine. E la sentirei anche girare. Max, me la spegni per favore? Max, è una moto accesa, eh? Va bene, niente, noi rimontiamo e facciamo quello che dobbiamo fare. Mi sembrava doveroso farvi vedere questa chicca, questa motorettina che non si vede di certo tutti i giorni. Devo dire che nei circuiti si vedono moto di amatori allestite forse che più che una da mondiale. Questo è un mondiale super sport, ripeto, CBR 600. Va bene, tutto qua, volevo solo rendervi partecipi di questa bellezza che è capitata in officina. Noi andiamo avanti, se non l'hai già fatto iscriviti al canale, altrimenti sei una brutta persona, oserei dire pessima. Noi ci vediamo al prossimo video. Te lo saluti, ciao.